Il tema del carnevale di quest'anno, 2016, è Creatum, ovvero delle arti e delle tradizioni. È un palcoscenico dove le arti, mestieri e tradizioni diventano protagonisti della storia veneziana. Siamo al Malibran con il regista del dittico, cioè una doppia opera in una notte, ovvero Ason con Agenzia Matrimoniale e Il Segreto di Susanna di Volferrari, diretti per l'appunto da Beppi Morassi, che è qui con noi, il quale durante un percorso abbastanza lungo di anni, vero Beppi? Ha allevato i ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti nella costruzione delle scene e dei costumi di queste opere. Beppi, parlaci un attimo della concezione di questo dittico. Ma allora, il dittico vive di due opere, appunto come hai detto prima, cioè Agenzia Matrimoniale di Ason e Il Segreto Susanna di Volferrari. Sono due opere che appartengono tutte e due alla drammaturgia musicale del Novecento, però una dall'altra distano circa 50 anni. Il Segreto di Susanna del 1909 e appunto più o meno mezzo secolo più tardi Agenzia Matrimoniale, e sono decenni che si notano tutti, nel senso che Agenzia Matrimoniale anche sia musicalmente che drammaturgicamente si percepisce come più moderna, anche se in realtà la maestria lirica di Volferrari nel Segreto di Susanna c'è tutta, si avverte tutta, si percepisce tutta. La storia, ambedue le storie ruotano intorno alla figura di una donna in particolare. Il Segreto di Susanna, credo che sia abbastanza noto, ruota attorno appunto a Susanna, sposata con un conte, il conte G, sposata da poco. Questo segreto altro non è se non il fatto che lei fuma e che non può confessarlo al marito, perché ricordiamo che nel 1909, che è l'anno appunto in cui fu fatto Il Segreto di Susanna, era un anno sicuramente importante per la storia dell'emancipazione femminile, ma anche un anno in cui esistevano molti freni a questa emancipazione. Ricordiamo che il 1909 è stato il primo anno della Festa della Donna, 8 marzo 1909, è stato curiosamente il primo Giro d'Italia, è stato però, per quanto riguarda la donna, i primi anni in cui le donne prendevano la patente, partecipavano alle Olimpiadi, insomma c'è tutto attorno un, come dire, humus anche sociale, culturale, politico, che ha ispirato questa storia e ruota attorno a questa figura finché alla fine, finalmente, ovviamente dopo equivoci, perché questo segreto può essere di tutto e di più, si scopre questa cosa e ovviamente l'happy end è di rigore. L'altra ruota intorno invece alla figura della donna Argia, che anch'essa si crea un mondo parallelo, che è un mondo però più onirico, perché fino alla fine tutti sospettiamo che fosse stata una grande attrice. In realtà si scopre poi alla fine che grande attrice non è mai stata, perché la prima volta che mise il piede sul palcoscenico andò a lunga distesa e quindi la sua carriera finì là, e fece tutta la sua attività come guardarobiera in un teatro, raccogliendo costumi, vivendo nel mito di questi grandi personaggi e quindi di queste grandi attrici. Quindi sono due storie di donne che vivono un mondo parallelo sostanzialmente. Peppi, parlavamo prima del tema del carnevale, arti e mestieri, Creatum. Come anche qui il teatro è un'arte e un mestiere. Tra l'altro tu hai allevato i ragazzi dell'Accademia nella costruzione delle scene e i costumi proprio di questo dittico. Ma sì, diciamo che ormai da 4 anni esiste questa, è stata creata appunto Creatum, questa collaborazione importante, credo determinante, tra un teatro lirico importante, la Fondazione Teatro La Fenice, e un'istituzione accademica importante di settore come è l'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Notoriamente noi ogni anno produciamo un titolo a cui contribuiscono sia in termini creativi, perché le scene e i costumi vengono scelti con un apposito concorso tra gli allievi dell'Accademia, ovviamente tra gli allievi degli ultimi anni e soprattutto quelli che hanno comunque seguono i corsi di scenografia, costume eccetera, non solo dal punto di vista creativo ma anche dal punto di vista realizzativo, cioè vengono condotti per mano da noi, dai nostri tecnici, dai nostri specialisti eccetera, nella realizzazione di scene, costumi, attrezzerie eccetera. In particolare appunto per quanto riguarda le scene e i costumi della produzione, di questa produzione, abbiamo, come dire, i costumi sono stati realizzati nella nostra sartoria con anche le ragazze dell'Accademia delle Arti del corso di specializzazione in costume teatrale,
e le scenografie nei nostri laboratori e in parte con i nostri in collaborazione anche nei laboratori che l'Accademia ha per quanto possibile. Quindi ovviamente tutto questo nasce da una collaborazione che diventa determinante per quanto riguarda la fondazione, che credo importante si apra alle istituzioni importanti del territorio, collabori senza, come dire, risultare, come spesso purtroppo succede, un'isola, no? Una specie di torre d'avorio. Invece noi amiamo questa forma di collaborazione. Per quanto riguarda l'Accademia Belle Arti è importante perché consente agli allievi di entrare direttamente nel mondo professionale, imparare, ma anche praticare quelle che sono le procedure, i protocolli, il modo di mettere su una produzione che non è solo quello di fare due disegni, ma anche di arrivare proprio alla, oggi la prova generale o domani la, dopodomani la prima. Per quanto riguarda noi vecchi soloni dell'artigianato teatrale, diventa una forma per sentirci un pochino più giovani, nel senso che indubbiamente noi abbiamo, io ormai era, voglio dire, abbiamo il dovere, credo, il compito storico di trasmettere ai ragazzi quello che noi abbiamo imparato dai nostri maestri e nel corso di decenni e decenni e decenni di attività. E d'altronde è importante per loro perché lo apprendono. Quindi da questo vicendevole scambio credo che scaturisca una dinamica interessante.